Domande ovviamente il bollettino di ieri di Banca Italia da dati che non sono rosei, cosa ne pensa Campindustria? Ma non è una sorpresa perché noi già da qualche mese il nostro centro studi aveva preannunciato che il 2013 sarebbe stato un altro anno negativo e noi, la nostra proiezione è meno 1,1. Ieri Banca Italia è arrivata a meno 1, quindi siamo sulla stessa linea. L'unico fatto che possiamo ritenere positivo è che secondo le proiezioni di Centro Studi Confindustria verso la fine dell'anno dovrebbe esserci un cambiamento di segno e quindi dovremmo rivedere il positivo. Certo, il cammino per riportarci al pre-crisi è lungo perché non dimentichiamo che rispetto al 2007 abbiamo perso 7 punti di PIL e dovremo recuperarli e ci vorrà un po' di tempo. Le posso chiedere quale sarà l'agenda che Confindustria sta preparando in questi giorni, la dovrete avere la prossima settimana, se mi ricordo bene, e soprattutto Raffaele Bonanni propone che Confindustria e i sindacati si mettano attorno a un tavolo per fare un decalogo comune di proposte da avanzare alle forze politiche? Ma noi abbiamo lavorato ormai da qualche mese su questa proposta, su questo programma che intendiamo sottoporre alle forze politiche, un programma che evidentemente è basato su 3 punti che sono ritrovare la crescita, contenere il rapporto tra il debito e il PIL e riportare il manifatturiero al centro dell'attenzione del Paese. E abbiamo preparato un documento molto serio, con delle proposte anche molto forti e naturalmente chi le vuole condividere con noi sicuramente sarà il benvenuto. Quindi diciamo non è un no ma una porta aperta? Sì, ma noi con Bonanni, con la CIS in particolare abbiamo un dialogo continuo e la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Nel sud lei recentemente ha parlato di rischio di desertificazione industriale, nel sud c'è l'Ilva, c'è questo problema enorme per l'Italia, qual è le proposte che Confindustria fa o comunque le richieste che fa al governo? La questione dell'Ilva è estremamente complessa, tra l'altro ieri sera siamo stati impegnati anch'io via telefono fino a quasi a mezzanotte perché c'era in corso l'incontro a Palazzo Chigi. Noi speriamo che alla fine prevalga il buon senso, la ragionevolezza, perché non si può distruggere un'attività industriale come quella dell'Ilva, vorrebbe dire mettere in pericolo tra diretti e indotto circa 50.000 posti di lavoro, l'economia di una regione, le Puglie, la credibilità dell'Italia come paese, come grande paese manifatturiero. La mia ultima domanda, lei oggi qui a parlare di economia e solidarietà, quale sarà il senso del suo intervento? Che nei momenti difficili, il senso del mio intervento sarà che nei momenti difficili evidentemente deve scattare un senso di solidarietà maggiore tra tutte le forze sociali e ognuno deve fare il proprio dovere in questa direzione. Io come imprenditore ritengo che comunque la cosa migliore da fare sia quella di essere capaci di ritrovare la crescita, di ritrovare quello spirito che ha permesso al nostro paese di diventare una delle grandi potenze industriali e economiche al mondo e per ritornare a creare posti di lavoro, benessere e per tutti i cittadini. Grazie mille. Prego.